Marco Chiurato, artista e provocatore. Abbiamo visto la tua ultima installazione riguardante il Ponte degli Appini. Ci racconti un po' quest'opera d'arte e qual è il messaggio che vuoi lanciare? Praticamente quest'opera nasce come opera per il Fuorisalone di Milano, perché in qualche modo il ponte io non potevo portarlo a Milano e ho dovuto lasciarlo lì dov'è, perché in qualche modo la natura prima o poi se lo porterà via. E per vedere il ponte crollare, la storia ci insegna che ogni 300 anni il ponte subisce qualche guaio e ci vorrebbero più di 4, 5 o 6 vite per vederlo crollare. Io ho cercato di velocizzare i tempi in tal modo che noi in 2 minuti e mezzo vedessimo questo ponte farla finita, insomma. Quindi possiamo dire che questa tua opera è comunque un corollario dell'iniziativa di Ilario Baggio e degli Amici del Ponte? Scusa, ma chi è Ilario Baggio? Non lo Bene, conosco, passiamo scusa. avanti e ti chiederei anche stamattina, ti abbiamo visto passeggiare sul ponte di Bassano, hai già qualche idea in serbo, qualche altra installazione da presentarci? Guarda, sono andato lì a vedere il ponte per avere qualche idea. E mi sono venute in mente 2 idee. E una è quella di andare lì di notte, senza che nessuno mi veda, e mollare 3-4 mila criceti e qualche castoro, che si mangino il ponte e la facciamo finita una volta per tutte. E questo non piacerà di Ilario Baggio. Sì, che poi i criceti non vadano a intaccare anche la barca di Ilario Baggio per fare i suoi. Adesso non mi viene il termine, scusami. L'altra idea è quella di. Perché oggi quando ero sopra il ponte mi sembrava di essere ubriaco in qualche modo, no? E ho detto, ma chissà quante persone. E quanta gente non andrà più a bere la grappa a Nardini, perché quando è sul ponte si sente già ubriaca. E l'idea che ho avuto è proprio questa, che Nardini facesse una sorta che di bottiglia con il ponte ubriaco, perché in qualche modo Nardini, anche lui le sue colpe, sembra che il ponte si sia bevuta tutta quanta la grappa. E allora perché non fare delle bottiglie con il ponte ubriaco e una piccola percentuale, che ne so, darla per la costruzione del ponte. Bene, allora lanceremo questo appello anche all'azienda Nardini. Ah, bene, Grazie. prego. Grazie.